Questo fine settimana centinaia di guatemaltechi hanno dato fuoco al Parlamento del loro paese per protestare contro il bilancio 2021, mentre i manifestanti chiedevano le dimissioni del presidente Alejandro Giammattei. Durante la manifestazione la polizia ha arrestato decine di persone, quasi 50 sono state ricoverate in ospedale. Il gruppo che ha incendiato l'edificio chiedeva le dimissioni del capo dello Stato, in carica solo da gennaio. I manifestanti accusano in particolare il presidente di aver approvato il controverso budget di quasi 13 miliardi di dollari, il più grande della storia del paese. Il vicepresidente Castillo, dal canto suo, cerca di smarcarsi e vuole dimettersi. Dovremmo entrambi presentare le nostre dimissioni, io e il presidente, ma dovremmo farlo insieme per scartare quelle idee sediziose che la gente potrebbe avere, allontanare i sospetti che io voglia sostituire il capo dello Stato. Le proteste sono esplose contro il documento di programmazione economico-finanziaria, che secondo i manifestanti è stato negoziato segretamente e approvato dai legislatori mentre il paese centroamericano era alle prese con le ricadute economiche di diversi uragani consecutivi e con la pandemia di coronavirus. Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto. Ma l'uomo? So che il suo nome era Guy Fawkes e so che nel 1605 tentò di far esplodere il Parlamento inglese. Ma chi era realmente? Che tipo d'uomo era? Ci insegnano a ricordare le idee e non l'uomo, perché l'uomo può fallire. L'uomo può essere catturato, può essere ucciso e dimenticato. Ma 400 anni dopo, ancora una volta, un'idea può cambiare il mondo. Io sono testimone diretta della forza delle idee. Ho visto gente uccidere per conto e per nome delle idee. Li ho visti morire per difenderle. Ma non si può baciare un'idea. Non puoi toccarla, né abbracciarla. Le idee non sanguinano, non provano dolore. Le idee non amano. Non è di un'idea che sento la mancanza, ma di un uomo. Un uomo che mi ha riportato alla mente il 5 novembre. Un uomo che non dimenticherò mai. Luminarie che rischiarano la città a giorno, negozi aperti e gente per le strade. Sembra il normale fermento del periodo prenatalizio. È la situazione da disinnescare per scongiurare la terza ondata Covid. Il picco di contagi ha convinto Germania e Paesi Bassi a correre ai ripari con nuove e più stringenti misure restrittive. Il governo britannico sta invece valutando in quale direzione andare per non alimentare la frustrazione e la protesta. Buonasera a Londra. Prima di tutto vi prego di scusare la situazione. Come molti di voi, io apprezzo il benessere della routine quotidiana, la sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca. Ne godo quanto chiunque altro, ma nello spirito della commemorazione, affinché gli eventi importanti del passato, generalmente associati alla morte di qualcuno o al termine di una lotta atroce e cruenta, vengano celebrati con una bella festa. Ho pensato che avremmo potuto dare risalto a questo 5 novembre, un giorno ahimè sprofondato nell'oblio, sottraendo un po' di tempo alla vita quotidiana per sederci e fare due chiacchiere. In Francia migliaia di persone che lavorano nel campo della cultura e dello spettacolo hanno manifestato a Parigi minacciando azioni legali per costringere il governo alla riapertura. Il blocco parziale di 6 settimane è stato revocato, ma ora c'è il coprifuoco notturno. Alcuni vorranno toglierci la parola. Fatemi pensare. Sospetto che in questo momento stiano strillando ordini al telefono e che presto arriveranno gli uomini. Il cancelliere Safler. Maledizione! Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità. E la verità è che c'è qualcosa di terribilmente marcio in questo paese. L'ha disegnato lei, massima sicurezza, Tito. Mi ha detto lei a tutte le televisioni di Londra.
Non capiamo, ci sono disuguaglianze in relazione a negozi, metropolitane, luoghi di culto e noi ci ritroviamo per strada nel senso negativo del termine. Siamo bloccati nella testa e nello spirito. Crudeltà e ingiustizia, intolleranza e oppressione. E lì dove una volta c'era la libertà di obiettare, di pensare, di parlare nel modo ritenuto più opportuno, lì ora avete censori e sistemi di sorveglianza che vi costringono ad accondiscendere. Ci servono telecamere! Com'è accaduto? Di chi è la colpa? Sicuramente ci sono alcuni più responsabili di altri che dovranno rispondere di tutto ciò. Ma ancora una volta, a dire la verità, se cercate il colpevole, non c'è che da guardarsi allo specchio. Sono passati mesi e mesi dal primo confinamento. C'è davvero un pericolo significativo nel settore, per gli artisti, per i tecnici che perderanno il lavoro e per molto tempo. In Ucraina la situazione è degenerata in violenti scontri con la polizia. Diverse migliaia di manifestanti, tra cui lavoratori e titolari di piccole imprese, si sono scagliati contro le nuove misure anti-Covid annunciate dal governo. Negozi non essenziali, palestre e scuole sono stati chiusi durante le vacanze di fine anno. Io so perché l'avete fatto, so che avevate paura. E chi non l'avrebbe avuta? Guerre, terrore, malattie, c'era una quantità enorme di problemi, una macchinazione diabolica atta a corrompere la vostra ragione e a privarvi del vostro buon senso. La paura si è impadronita di voi e il caos mentale ha fatto sì che vi rivolgeste all'attuale alto cancelliere. Die Wissenschaft sagt uns klar. La scienza ci dice chiaramente che la diffusione del virus è direttamente legata al numero di contatti, ha detto Merkel. Se ognuno di noi ora riduce significativamente gli incontri al di fuori della propria famiglia per un certo periodo di tempo, possiamo riuscire a fermare e a invertire la tendenza all'aumento delle infezioni. Vi ha promesso ordine e pace in cambio del vostro silenzioso, obbediente consenso. Ispettore, hanno quasi finito. Ieri sera ho cercato di porre fine a questo silenzio. Ieri sera io ho distrutto il vecchio Bailey per ricordare a questo paese quello che ha dimenticato. Più di 400 anni fa, un grande cittadino ha voluto imprimere per sempre nella nostra memoria il 5 novembre. La sua speranza, quella di ricordare al mondo che l'equità, la giustizia e la libertà sono più che parole, sono prospettive. Quindi, se non avete visto niente, se i crimini di questo governo vi rimangono ignoti, vi consiglio di lasciar passare inosservato il 5 novembre. Ma se vedete ciò che vedo io, se la pensate come la penso io e se siete alla ricerca come lo sono io, vi chiedo di mettervi al mio fianco a un anno da questa notte, fuori dai cancelli del Parlamento e insieme offriremo loro un 5 novembre che non verrà mai più dimenticato. In Spagna diverse centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la privatizzazione del sistema sanitario, la causa del crollo subito dagli ospedali e dai centri sanitari nel bel mezzo della pandemia, secondo i manifestanti. Quella di Madrid è stata la principale delle mobilitazioni proclamate in 36 città spagnole. I popoli non dovrebbero aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli. Quasi 20 milioni di abitanti nella regione di Parigi e in 8 aree metropolitane, Lione, Lille, Tolosa, Montpellier, Saint-Étienne, Aix, Marsiglia, Rouen e Grenoble, hanno dato il via sabato all'obbligo del coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino, misura adottata dal governo per arrestare la seconda ondata dell'epidemia di Covid-19. La Francia sta dispiegando 12.000 agenti di polizia in più per far rispettare le nuove regole. I popoli non dovrebbero aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli. Siamo ostaggi di un gioco politico, lo capiamo e non ci piace. Chiediamo di essere ascoltati da più di un anno e siamo stati lasciati a cavarcela da soli. Per i governi, alla mercé del Covid, è sempre più difficile trovare un equilibrio tra salute ed economia. I popoli non dovrebbero aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli. In Germania la cancelliera Angela Merkel ha esortato i tedeschi a non abbassare la guardia. Come sarà il nostro Natale, ha detto, sarà deciso in questi giorni e dal nostro comportamento. I popoli non dovrebbero aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli. Dobbiamo attendere che il piano dei vaccini possa essere operativo, dobbiamo attendere le cure monoclonali. Arriveranno tutte col nuovo anno, però è chiaro che questo sarà un Natale diverso da tutti gli altri.
I popoli non dovrebbero aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei popoli. Cosa succede dunque? Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato nell'ambito del territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra le diverse regioni o le province autonome. Maglie ancora più strette nelle giornate del 25 e 26 dicembre, oltre che del 1 gennaio 2021, quando non sarà possibile spostarsi neanche tra comuni. Le eccezioni alla regola sono note, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Viene comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Secondo indiscrezioni potrebbero variare geografia e colori dell'allerta, con tutte le regioni nelle prossime settimane in zona gialla. I tempi sono importanti perché chi vive nelle regioni in fascia gialla potrà muoversi liberamente dal 4 al 20 dicembre, superando i confini regionali e andando in altre regioni a bassa allerta, una possibilità che decade però sotto le feste. Giro di vite invece per le vacanze all'estero. Chi torna dai paesi extra Schengen deve fare la quarantena a partire dal 4 dicembre. Chi rientra da uno dei 27 paesi dell'Unione Europea deve invece fare il tampone e presentarlo all'arrivo. Se negativo, non sarà sottoposto a quarantena. Questa disposizione scatta invece dal 10 dicembre. Crudeltà e ingiustizia, intolleranza e oppressione. E lì dove una volta c'era la libertà di obiettare, di pensare, di parlare nel modo ritenuto più opportuno, lì ora avete censori e sistemi di sorveglianza che vi costringono telecamere. Ad accondiscendere. Ci servono telecamere! Com'è accaduto? Di chi è la colpa? Sicuramente ci sono alcuni più responsabili di altri che dovranno rispondere di tutto ciò. Ma ancora una volta, a dire la verità, se cercate il colpevole, non c'è che da guardarsi allo specchio.